Una stagione da salvare. Sembra il titolo di un pessimo film della Disney. Allora, abbiamo una stagione da salvare. La live è stata abbastanza nefasta. L'Udinese sta attraversando un periodo inaspettatamente complicato. E con diverse sconfitte già all'attivo, che insomma, ne abbiamo perse ben tre per ora, con Roma, Samp e Milan. Due delle quali ci precedono, quindi sono veramente punti buttati in ottica scudetto. L'Inter sta in modalità schiacciasassi, non, cioè, 9 vittorie e 2 pareggi, non c'è verso, peraltro con Milan e Samp, quelle che ci hanno massacrato a noi. E l'obiettivo di quest'anno, secondo me, è quello di confermarci in Champions League, aspettando la consacrazione di alcuni e magari inserendo quei nuovi che sono arrivati in maniera un po' più funzionale, visto che il loro ingresso per ora è stato devastante. E c'è l'ultima live a dimostrarlo. Detto ciò, oggi trittico importante: Salisburgo-Genoa-Lazio. Salisburgo per, diciamo, ipotecare definitivamente il passaggio del turno, Genoa-Lazio per continuare a credere nella Champions League. Più di questo non posso fare. Per cui partiamo col Salisburgo, molta calma e tranquillità. Io l'unica cosa che vorrei fare è reinserire un po' Abreu nei nostri schemi canonici, visto che non gioca mai. L'anno scorso era spesso utile, perché evitare che quest'anno possa tornare ad esserlo? Perché non sento l'audio? Perché? Vabbè, mo vediamo se lo acchiappa. Fatemi vedere, perché sarebbe spiacevole, eh? Sarebbe spiacevole, ma credo che lo riesca a prendere. Vediamo. Intanto, se in Givuni siamo favoriti, andiamo. E ovviamente non me lo sta acchiappando l'audio. Perché non me lo acchiappa? Perché? Vabbè, mi tocca spegnere e riaccendere, mi sa. Dopo la partita, dopo questa, mi sa che mi toccherà fare una pausa, spegnere e riaccendere, l'unica. Vabbè, questa ce la vediamo con. Faccio un po' di contorno, meglio da una parte. Così abbiamo tempo di riflettere sui nostri sbagli. Ecco, mettiamola così. Io odio resettare le cose quando sono in corso, quindi. Rigorissimo? No, manco per niente. Purtroppo no. Ti prego, per pietà, per pietà. Mamma mia, che rischio. Dunque, intanto, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain 0-0, quindi potrebbe anche essere propizio, chi lo sa. Comunque, in attacco siamo un po' sterili quest'anno, inutile negarlo. Harp è l'unico che dà un minimo di certezze. Ampadu si è rivelato un flop totale per il momento. Speriamo che sia questione di così, familiarità con lo schema. Ma come puoi ripassargli il pallone? Abreu. Ci vorrebbe un golletto del Borussia contro il Paris Saint-Germain. Edmondson. Bella l'apertura per Bellanova, che li mette in mezzo. Niente, noi al portiere gliela passiamo. Perché ci fa tanta dolcezza il portiere avversario. Non vogliamo fargli male. Andiamo lì, tranquillo. Comunque ci cagna totale, eh. Non vorrei dire, ma. Cioè, ragazzi, Salisburgo ha perso con cani e porci. Si può fare qualcosa, per cortesia? Come se nulla fosse proprio. Sergio Gomez al posto di Edmondson. Verratti al posto del vecchio Abreu, che non mi ha entusiasmato. E lo mettiamo a supporto. E via. E via. L'attacco quest'anno non gira comunque. L'attacco quest'anno non gira proprio. L'attacco quest'anno non gira, io non so per quale motivo. Proviamo a giocare qui i lanci. Fidiamoci del vice, magari c'ha l'intuizione. Bella! Bellissima! Bellissima!
Bellissima, mi è piaciuta molto questa. Allora, qui va bene, bello scambio, quasi vi si riconosce dall'anno scorso, lodali, va bene così. Mancano 15 minuti, potete anche riuscire a non mandare in vacca anche questa. Vabbè, ragazzi. Che passaggio ha fatto Verratti? Diciamo che forse l'abbiamo bocciato un po' troppo presto, Verratti? Cioè, dici non corre. Non deve correre lui. Deve fare questo. Non deve fare nient'altro lui. Non deve fare nient'altro se non inventare. Deve giocare come giocava Liverani alla Lazio ai bei tempi. E nulla più. Gomez, Carbonell. Mamma, l'ho vista dentro. L'ho vista stradentro. L'ho vista stradentro. Sì, prova a giocare qui lancino. Visto che ha funzionato con Verratti, porca miseria. Ha fatto una roba fantascientifica, Verratti. Provalo, provalo il lancio, provalo. Tutto sto casino? Fuori gioco. Fuori gioco? No. No, 3-0. Rotondo. Rotonto. Rotonto, ci piace, ci piace, ci piace. Loda. Non è finita. Sì, mamma mia. Mo' te riconosco però. Adesso vedo un certo realismo di fondo. Tanto il Paris Saint-Germain ha vinto con autogol. Io non ho parole. Vabbè. Ci siamo qualificati. L'importante è quello. Urghela, ti faccio riposare un po'. Bene. Arp, bravo. Adesso salvo, spengo e riaccendo così recuperiamo l'audio. Allora, rieccoci. Post Salisburgo, l'audio dovrebbe essere tornato in teoria, quindi andiamo direttamente alla partita col Genoa, che sono 19esimi in campionato e in teoria mi dovrebbero dare un po' di margine. In teoria. Sempre in teoria. Allora, Urghela, gli abbiamo promesso un po' di riposo, così sarà. Sigla infortunato, resta Ampadu, giocherà Ampadu. Che imposta, con Van Drongelen sereno di fare ciò che meglio crede. Poi Palumbo e al posto di Edmundson ovviamente Ronaldo. Non cambierei altro onestamente se non Verratti che ha giocato molto bene in Champions. Lo abbassiamo un filino e il resto lasciamo tutto com'è. Per carità, per carità. Lungi da me cambiare ancora. Partita con il Genoa che bisogna vincere. Poi tanto, ma che trittico abbiamo? Lazio, Juve e Inter con in mezzo il Borussia che metterò veramente il peggio del peggio per mille motivi. Che c'è, Ampadu? Sì, vabbè, ma stai calmo, eh. Cioè, hai fatto delle prestazioni che sono state vergognose, per cui stai calmo. Ma veramente. Padu si mette a fare il fenomeno. Non ne usciamo qui, eh. Allora. Curato infortunato un giorno, però. Contusione. Urghela sta andando sempre da quello. Però si stanca. Non. Lui sta crescendo tanto. Ha preso un punto in marcatura. Sta crescendo in impegno, la velocità aumenta, l'agilità pure. Insomma, giocatore di un certo livello. Se riusciamo a farlo partire. Ecco, quello è un po' il discorso. Non riesco a farlo crescere, a fargli fare il salto di qualità reale.
Perché in fase difensiva ogni tanto lascia un po' a desiderare, bisogna lavorare un po'. Se Inter e Juve cominciasse a perdere punti, ogni tanto, non sempre, ogni tanto, non sarebbe male. Allora, lui è in scadenza. Sì, chi se ne frega ce lo metti. Tu sei extra, vero? Sì. Scottish proprio. Ho paurissima. La Juve ha vinto, al solito, la Samp ha pareggiato e la Roma anche. Occasione ghiotta. Occasione ghiotta di recuperare un po' di terreno. Occasione ghiottissima, direi. Chi se ne frega. Oh, finalmente. Ci danno il 100% degli utili sulle cessioni, non diciamo nient'altro, per carità. Partita col Genoa, abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire. Urghiala fuori, il resto va bene. La coppia sono Harpe e Carbonello, ormai non si toccano. Un paio di cambi giusto per, e poi si va. Diamo seguito per cortesia, perché la squadra ha bisogno di ritrovare un po' continuità di risultati. Ci siamo? Davanti. Filtra sta palla, bellissimo. Carbonell gliela passa. Io non so a Carbonell che problemi abbia con la finalizzazione, ma è veramente frustrante. Vederlo giocare così a volte è veramente frustrante. Allora, il Genoa, cioè, sono 19esimi. Mamma mia, quando caricano in cuor modo. Amador. Bravissimi. Partimi. Partimi. Bravo, Carbonell. Che scarparo. Che scarparo, veramente. Veramente terribile. Veramente terribile. Allora io vorrei provare una cosa. Visto che aveva dato buoni frutti. Passaggi standard, cioè diamo libertà anche di giocarla un po' più lunga sta palla. Che non è detto che non possa funzionare, eh. Ho sempre questa fissazione del tiki-taka quando magari con certe squadre un lancio può essere utile, no? Ogni tanto. Dai, su. Bene così. Loda. Oh, Arpa, l'ho detto bravo perché abbiamo segnato, no? Perché. Allora. Non vi rilassate, per carità, perché sta partita va portata via. La voglio chiudere. La voglio chiudere sta partita. Bravo. Bravo. Bravissimi. Bravissimi. Niente. Aia. Ronaldo vicino. Niente. Oh, niente. Niente. Oh, niente. Vabbè. Io non ho parole. Quando è così inizio veramente a tremare tanto. Tanto. Tremo tanto. Perché ora il pareggio è proprio nell'aria. Proprio nell'aria. È proprio nell'aria. È proprio nell'aria. È proprio nell'aria. Lo percepisco. Bravo. Bravo. Calma. Mamma mia, bella nova. Bello de casa. Bello de casa. Calma lì. Mi sto mantenendo offensivo perché vorrei dare il colpo del KO, ma non riusciamo a farlo. Allora, positiva. Allora, 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 allora. Ho
Oggi devo dire che ARP poca roba. Ok, almeno oggi poca roba. Poi calmali. Sanno sempre loro. Oh. Una cosa allucinante, allucinante. Quando è così, ragazzi, quando è così, c'è poco da fare. Allora. Una cosa veramente, veramente imbarazzante a volte. Allarga un po' stanchezza, parla con la squadra, credi in voi. Raga, tocca vincere sta partita. Non ci so cavoli. Forza. Ma costo d'andarla a perdere, non mi interessa. Ma costo d'andarla a perdere. È incredibile sta partita. È veramente incredibile sta partita. Io. Che cosa vedo io da qua? Cosa vedo? Che cosa vedo? Niente vedo. A parte mestizia e pessimo game design, non vedo niente in questi momenti. Niente. Bravo Ronaldo, tutti che dormono. Rosa. Quando succedono cose tipo quella di prima, col mischione in aria, non c'è verso. Tu non la puoi vincere. Quelli sono i segnali che tu non puoi vincere la partita. Non puoi. Che stagione maledetta, oh. Che stagione maledetta. Vergognosi, veramente, vergognosi. Non si riesce, oh, non si riesce. Non si riesce, non si riesce. Quest'anno non si riesce. Non ci sta venendo nulla. Io a gennaio devo vendere Ronaldo e devo vendere una punta e far spazio per qualcun altro. Non se ne esce, se no. Abbiamo un attacco di gente che non è in grado di giocare a sti livelli. Carbonell, sto ancora a aspettare che decolli. Mamma mia, pessimo! Pessimo! Ha passato la partita a passare la palla al portiere. Io veramente, boh. Non ho parole, non ho parole. Allora, questo ha 25 anni, chiedono 3 milioni e 6 rispetto a Bellanova. Più forte? No, è più veloce. Se si dà, me ne tengo bella notte. Questo lo vorrei osservare meglio. Ma come da qui? Niente, vabbè, disastro. Disastro. Mi è crashato prima e non mi ha salvato niente. Oh, che giornata. Che giornata. Allora, la simulo. Questa la simulo, a questo punto la simulo. La simulo sperando. Anzi, la simulo fin quando non becco un pareggio, perché non voglio rubare punti. Qui ci mettiamo comodi. Adesso salvo prima della partita, così se non becco il pareggio. No, mi dispiace, non voglio. In questa stagione non voglio favoritismi, non voglio aiuti, non voglio niente. Voglio la stessa cosa che abbiamo avuto fino adesso. Quindi. Dobbiamo, io non, se deve andare in un certo modo, deve finire in un certo modo. Mi dispiace. Sì, Ampadu, sì. Andiamo alla partita. Non gli perdono niente. Non gli perdono niente. Adesso mi dispiace. A patto però che pure Roma e Napoli ripareggino. Se no, so cretino, no. Vediamo un attimo. Che giustamente. Napoli-Roma. Ti prego.
Pareggia? Io ho sempre un errore della scheda grafica, che è NVLMK, eccetera, eccetera, niente, ha vinto il Napoli. Che è pure meglio per noi, in teoria. Lui ha vinto col Sassuolo, vabbè, questo è un classico. Che dice pure bene. Allora. Genoa, dunque, fermi, fatemi salvare. Voglio il pareggio. Quindi, si è detto, Urghela fuori, dentro Ampadu, Verratti. E Renato. Allora, formazione totale istantaneo. Chi se ne frega. Facci vedere. Abbiamo pure però. Beh, pure la sconfitta, mi dispiace, ma no. Con tutto il bene, ho creduto un pareggio. Vabbè, continuo a fare finché non becco un pareggio. 1-1, perfetto. Carbonese ha sbagliato rigore, si è andato Arp. Suraro espulso, siamo riusciti a pareggiarla. Con, vabbè, insomma è proprio. Ah no, due espulsi! Beh, da paura. Allora, detto ciò, possiamo riprendere da dove avevamo lasciato con il nostro bel pareggiotto e continuare la corsa. Incredibile come la squadra non sia riuscita in due simulazioni a vincerne manco mezza, ma va bene uguale. Tra l'altro, bellissimo che Ampadu si è lamentato. Sì, Ampadu, Alphonse perché giocava. Perché giocava fuori ruolo, quando io lo sto allenando in quel ruolo, proprio per farlo diventare, poi dire, ma non capisce, non importa. Caro Alfonso. Certo, lo stai facendo! Dai, caro, su, non t'avvia! Urghela 10, addirittura. I voti Van Drongelen 9. 9-5, la squadra si sta allenando in maniera meravigliosa. Peccato che poi le partite non si vincono. Ci vostra, ci vostra. Bene, allora diciamo che Carbonara abbiamo preso un solone, non una sola, un solone. Proprio il Solon. Il Solon. Il muy grande Solon. Pepe. A me serve una punta di quelle proprio cattive, toste, voglio. Cioè, ho visto Brenner si è crashato il gioco prima, terrificante. Addirittura. E che è? I soldi extra. A cosa devo? Con tanto alla qualificazione. Beh, mi è piaciuta sta qualificazione, vabbè, ho capito, no? Allora. Ultima di oggi in questa giornata incredibilmente stancante, o meglio, per il gioco, problemi, crash, cose. Curato, bravo. Curato, Calazio, giochi idea. Curato, Calazio, giochi idea, Curato, Calazio, giochi idea. Gagliardini. Ronaldo va bene, Verratti no. Verratti no. Van Drongelen va bene, Urghela me lo porto, Herrero fuori. Io Serda vorrei tanto farlo giocare più frequentemente, ma lui sa fare anche il difensore che imposta, con 7 di testa. Centro mediano metodista, te manca il colpo di testa, se no eri perfetto pure te. Se no eri perfetto, ma se te provo a far giocare una volta... Così, per colpire la Lazio. Vai, forza. Improvviso, cambio le carte in tavola e vedo che succede. Tanto il Napoli ha perso 4-2 col Benevento. Ma che cazzo era? Poi però vince qua a Roma. È un campionato strano, eh. Cavallo, ma magari ci cascano. Ma magari ci cascano.
Ma magari ci cascano, ma lo sai che ma magari ci cascano. Zinchenko, ok. Ma magari ci cascano. Ve lo porto in spalla, ve lo porto. Carbonell. Shisua. Allora. Sarebbe fondamentale, ma c'è quel Cicania che mi fa una paura che voi non avete idea. Comunque, questo è, vamonos. Magari se fa un'altra giornatina di relax. Punta il dito. Giocate come sapete. Incoraggiameli. Ari, incoraggiameli. Cambia niente? Ari, incoraggiameli. Gomez. Io comunque non so cosa è successo quest'ultima settimana. Tra stracci bagnati, pali. Traverse, gol assurdi sbagliati sotto porta. Non abbiamo mai avuto questi problemi. È uscita una patch, qualcosa di nuovo, per cui si manifestano queste cose senza senso. Perché io non so. Perché è spettrale l'involuzione di questa squadra. Disastro, disastro. Vabbè, senti, ma io non c'ho. Io sto perdendo la voglia di avere a che fare con questi ragazzi, veramente. Sto perdendo la voglia di avere a che fare con loro. Alcune volte. È rigore? Lo so, lo so. L'ho visto anch'io da qui. Cioè, l'ho demotivato e stanno a giocare meglio. Meraviglioso, meraviglioso. Veramente. Dov'è questo? Ma non è mai successo! Ma non è mai. Ma non è mai successo! Ragazzi, dai, non è mai successo che fermassero il gioco per poi non dare il rigore. Io non ho parole. Allora. Allora. Edmundson dentro d'attacco. Zinchenko dobbiamo fare esterno completo d'attacco. Curato dobbiamo fare esterno completo d'attacco. Voglio giocarla alla morte sta partita. Carbonella dentro. Offensiva e passaggi diretti. Conferma, vai, dentro. Giochiamo di un male, ma di un male quest'anno. Oh. Io comprendo che nel calcio l'integrazione di nuovi giocatori sia problematica, ma se compri un fenomeno, far fenomeno, voglio dire. Cioè, non è che abbiamo. Non stiamo più coi bambini. In un'intelaiatura calcistica di un certo tipo, integri due giocatori nuovi, non può succedere il delirio. Cioè, la squadra non diventa automaticamente una squadra di serie B. No, vabbè, veramente, e rigore negato? Cioè, rigore negato è. Io se danno il rigore spengo oggi, raga. Cioè, dai, dai, dai. Ah, beh, no, perché mo' veramente. E il cinema stiamo a fase, no, eh. Mamma mia, Gasperini è arrivato.
Allora, sti ultimi 20 minuti. Li faccio fare a Verratti. A supporto. E più diretti passaggi. Apriamo un po'. Eccoci qua. Cerchiamo di sfruttare le capacità di Verratti di lanciare in profondità gli uomini. Ovviamente non sta servendo a niente. Edmundson. Palombella inutile. Verratti. Mi serve un lancio dei tuoi. Mi serve un lancio dei tuoi. Porca miseria. Certo che se mi tradisci anche tu sui lanci, Verratti, ti ho messo per quello. Niente. Mamma mia, Gasparini, che partita che ha fatto oggi. Mamma mia, Gasparini, la partita. Botta al microfono, un arma. A video c'è sempre. La partita che ha fatto Gasparini oggi. Incredibile, incredibile, veramente. La voglio vincere. O la vinco o la perdo. Non mi interessa. La perdo. Va bene. Va benissimo. Gasparini. Miglior partita dell'anno per Gasparini oggi. Oh, in attacco non si è strusciato un pallone. Smentiscimi. Smentiscimi. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Non ci posso credere, al 91esimo, zona Caicedo che diventa zona Carbonella, sempre con la C. Verratti ha fatto esattamente quello per cui l'ho messo. Un lancio. Me serviva solo quello. Ed è arrivato. Ed è arrivato. Ed è arrivato. Ed è arrivato. 3 punti benedetti, lo posso dire? Benedetti, questi 3 punti. Intanto l'Inter ha vinto di nuovo. Allora, siamo in zona Champions. Grazie a questa vittoria scavalchiamo proprio la Lazio. Zinchenko in pausa. Vabbè, Gasparini ha fatto una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Bene. Molto molto bene. Allora, adesso, la prossima volta, noi avremo Juve, Borussia e Inter. E magari pure l'Atalanta, se facciamo in tempo. Così che la live poi sia in piano mercato. Io inizierò a guardare i giocatori in scadenza, a capire cosa possiamo fare di quelli che abbiamo per venderli, quelli che non ci servono. Prepariamoci, ragazzi. Sarà un episodio molto tosto il prossimo. Sia per la vetta del girone. Perché magari se il Salisburgo mi ferma al pareggio, magari. Però, insomma, vediamo, 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 vediamo. Ragazzi, io adesso vi saluto, un abbraccione, grazie come sempre, ci vediamo alla prossima.